Transizione ecologica e progetti futuri. L'opposizione di Arezzo chiede di alzare l'asticella dopo la svolta green presentata dal comune. Noi abbiamo semplicemente sposato un progetto che è della Casa delle Energie, però lo vediamo molto concreto e non vediamo alternativa che poter lavorare e avviare un tavolo di lavoro per metterlo in pratico. Le coperture ci possono essere partecipando a dei bandi europei che possono coprire dal 60 al 90%. Mi chiedo perché l'amministrazione puntualmente sorda di fronte a questi problemi. Ma per noi è un pilota che può essere un volano anche verso altre parti della nostra economia, per esempio perché non pensare a una comunità energetica industriale e per esempio perché non utilizzare le nostre partecipate e coinvolgere nella progettazione europea la ricerca di bandi che possano garantire una transizione energetica positiva per questa città. Nei giorni scorsi è stato presentato il progetto Arezzo Città Green. Per lei sono solo più parole? Per il momento l'amministrazione sul tema transizione ecologica si caratterizza per tanti slogan e pochi fatti. Noi questa mattina presentiamo un fatto, come viene detto prima, facilmente realizzabile e che dà una risposta immediata ai cittadini e alle cittadine di Arezzo in termini di costi dell'energia, alla luce, a maggior ragione, della situazione internazionale. Sono vecchio pallino, recupero delle aree dismesse, c'è stata una prima risposta, però non la soddisfa in pieno. No, è una risposta che deve trovare la collaborazione con i cittadini e deve far sì che vada nei confronti della comunità, della zona, appunto la creazione di una comunità energetica, non un'operazione di un solo privato che punti a produrre energia per ricavarne un utile in proprio.